Eccoci qua ragazzi e benvenuti in questa nuova parte della guida di Pokémon versione nera 2. Siamo nel centro Pokémon dopo aver battuto la capopalestra Roxy ed aver conquistato quindi la seconda medaglia per l'accesso poi alla Lega Pokémon. Ora noi dovremo andare al Pokéwood, così abbiamo terminato la precedente parte. Quindi partiamo per questa nuova avventura. Penso che dovremmo prendere da qui. Ecco. Ecco qua è il Pokéwood da quel che ho capito. Cioè è promettente, dici? Già, dovrebbe essere qui da un momento all'altro. Ah, stavo proprio parlando di te. Welcome to Pokéwood. Ehi, Vinci, ti stavo aspettando. Questo è il mio capo, Mr. Wood. Hello, hello, io sono Wood, piacere di conoscerti. Quindi tu saresti Vinci, eh? Stavo appunto parlando di te. Aspetterò un altro po'. Mentre aspettiamo ti porterò a fare un giro. Che idea meravigliosa, nessuno può resistere alla magia del Pokéwood. Vedremo ora di che tratta questo Pokéwood. Io naturalmente lo so. Ora vi farò vedere. Come notato, intanto l'audio è migliorato. Che qui dal mio studio di registrazione ho migliorato tutto. Il problema è ancora i tasti, che c'è troppo rumore. Ma questo problema è un problema secondario. Continuiamo. Innanzitutto volevo spiegarti in poche parole cos'è il Pokéwood. Pokéwood è la capitale del cinema, un mondo dedicato ai film. Qui vengono preparati i film e presentati al pubblico. Quindi il Pokéwood appunto è per aspiranti registi per creare film sui Pokémon. È una nuova cosa introdotta in questo gioco, Pokémon Nero e Bianco 2. E vuoi dare un'occhiata a come è fatto dentro? Andiamo. Vediamo dove ci porta. Eccoci qua, da questa parte c'è la biglietteria. Oh, qui si vede la gente in persona. Grazie a te anche io sono finalmente riuscita a debuttare nel cinema. È stato un vero piacere anche per me. E Vinci, ho assistito alla sua presenza mentre sfidavo tuo figlio, ho capito subito che nascondeva del talento. Sì, eccoci qui a poco. Deve essere molto forte, ma che coincidenza, per poco verrà proiettato il tuo nuovo film. Stavo per debuttare Pokémon. Poi vedremo come funziona questo Pokémon. Ecco che il padre di Velena ci porta alla biglietteria, credo sia. Questa è la biglietteria. Qui scegli i film che puoi vedere. Nel Pokémon ci sono 8 sale, si fanno una cosa in grande, però. Il mio film tesoro dovrà proiettare in una sala speciale. Vediamo. Credo che sia il film. Fanta Silvestro quando è giusto iniziare a metà. Parco giochi. Pieno di visi sorridenti, luogo ideale, soprattutto il sole scatta le ombre, il nostro eroe entra e scena. Il suo nome è Riolumen, quindi qui capiamo che è un film di Riolu, almeno penso. Avanti Riolu! Ecco che mando in campo Riolu. Da Silvestro, forza mio caro Pokémon, scatenati in questo ridicolo parco giochi e distruggi tutto quello che trovi. Fermati! Mi è una voce. E tu chi sei?
messaggero della verità e degli ideali. Il mio nome è Aureolo Umano. Ascoltami bene, Fanta Silvestro. Non tollero i tuoi misfatti. Il parco giochi è un sogno effimero. Per gli esseri umani rappresenta quasi un mondo ideale. Io non so cosa farmene degli ideali. Riolo usa Palmo Forza. È super efficace. Panwired, nemico è esausto. Già esausto, chi l'avrebbe mai detto? Manda in campo Bullerby. Fuori del parco, cosa succede? Sarà uno spettacolo andando dei buoni e cattivi. Hai sconfitto il mio Pokémon, in un colpo solo non sarebbe così male. Riolumen. Tuttavia non andrai oltre. Ti metterò in ginocchio con le mie segrete arti oscure. Tuo destino è segnato, preparati. Oh, che paura. Non ti fa no, Riolumen. Guardate, le persone là sotto si sono addormentate con questo film. Che proprio anche a me sta facendo venire il sonno. Non ha un senso logico. Intanto si sono risvegliato a quanto pare perché c'è il momento della lotta. Etere Lama. È super efficace. Riolo esausto, anche esso in un colpo solo è stato eliminato. Non devo neanche usare le mie arti segrete. Ti resta che assistere mentre sono nel parco. Immaginiamo, non sono proprio portato per fare l'eroe. Mi ha perso tutte le sue forze di fronte al malvagio Fanta Silvestro. Da viena cosa va detto? Nessuno dimenticherà il coraggio con cui pur tre mille timori ha lottato disperatamente. Grazie Riolumen. Addio Riolumen. In un senso logico questo film non ce l'ha mai avuto. Ospite il parco brutto, ospite il parco blu, comparsa. Se ci sono i titoli di coda comunque. Fine. Com'è andato? Ti è piaciuto il film? No, ho fatto cagare. Cosa c'è? Le puttane sono le persone di una vita. Cosa? Lo so, ogni persona ha inclinazioni diverse, ma di una figlia che si mi ha dato col girasole. Anche lui ammette che il film ha fatto cagare. 8 minuti solo per stare qui nel Pokéwood. Io voglio andare avanti con la storia, non possiamo stare fermi qui. Benissimo, il padre di Elena se n'è andato. Subito preparati. Vediamo cosa ci stava preparando Mr. Wood. Una specie di Hollywood, questo Pokéwood, come notate. Vediamo dove ci porta. Eccoci finalmente, questo è il set. Qui che nascono i primi. Prego, entra pure. Mr. Woody ci sta aspettando. Ah, il set. Dov'è? Non so cosa accadrà. Capo, eccoci qua. Ho portato Vinci. Ah, bene, mi fa molto piacere. Innanzitutto lasciami presente di nuovo. Io sono Woody, il proprietario del Pokéwood. Bene, Vinci. Volevo incontrarti perché ho una proposta da farti. Forse avrei già capito, ma vorrei che tu recitassi nel film di nel Pokéball, dimingendosi in un altro capito con la questione che la sto per diventare una stella. Proprio ragione, capo, sarà una vera stella.
diventerò attore, diventerò famoso. Scopriamo. Silvestro. Questo mi sembra familiare, il capo palestra della precedente nominazione. Il migliore attore che abbiamo è il guanto del Pokébutt. Ho preparato il copione perfetto per voi due, il veterano e l'esordiente. Sarà un trionfo. Chiocchi, sarà un piacere recitare con te. Come al solito indosso veste di poca parola, ma molto incisive. Bene, mi sembra di averti detto tutto. Per partecipare al film basta che ti rivolgi alla ditta. Se sbagli qualcosa non importa, innanzitutto cominciamo la grande. Luigi, sarà un piacere lavorare con te. Sono su di te per girare il film da proiettare al cinema. Devo per forza partecipare. Dunque, tu sei un studiere. A chi devo parlare? Con chi devo parlare? Sono piacere lavorare con te, continuiamo su di te. Vedo che non posso uscire, penso che dovremmo andare qua. Sì. Sei proprio un bel poco, ok, allora ti fornirò una squadra perfetta per questo film. Adesso iniziamo con le riprese. Devo per forza recitare. Ecco qua, allora cominciamo 3, 2, 1, azione. Una lotta. Bene, e che la lotta abbia allora inizio. Silvestro, entra in scena. Vediamo che manca in campo. Pennywise. Pawniard. Chiamando in campo Riolu. Questa è la scena prima. Controlla il copione. Palmo Force utilizziamo. Riolu usa Palmo Force. È già stato eliminato. Silvestro sta tremando in campo a Bullaby. Livello 13 anche il parkour. Cosa succede? Sarà uno spettacolo così. Con tanto di buoni e cattivi. Hai sconfitto i miei Pokémon in un colpo solo. Non sei più poi così male. Riolu boy, tuttavia non andrai oltre, metterò in ginocchio le mie arti segrete emerse dal buio del fuoco. Il tuo destino è segnato, preparati. Sono già pronto. Benissimo, sfonda nel buio e saprò le mie arti segrete. Ecco che partiamo con la scena 2. Sono soddisfatto. Tocca a Riolu recitare, cosa devo fare? Palmo forza nuovamente. Il nemico usa finta. Penso che ci ucciderà. No. È molto efficace. Utilizziamo Palmo Forza, come già detto. Stop, basta per così. Per oggi ci fermiamo qui. Con questo possiamo concludere le riprese. Grazie a tutti. Finalmente abbiamo finito. Spero che sia andato tutto bene, vuoi che il film appena girato sia proiettato al cinema? Sì. No. Ah, ora che il cinema non è proiettato. No. Sì. Salviamo per forza. Salvato il gioco. Complimenti, hai fatto un bel lavoro, un'interpretazione molto convincente. Non vedo l'ora di vedere l'opera finita. A proposito, qui viene la parte più incredibile. Il film per il gelato verrà montato in un baleno e tra pochi istanti sarà pronto per essere proiettato al cinema. Dai, Vinci, andiamo a vederlo insieme. Cavo, scusa se non è andata roba, ma non abbiamo tempo. Ah, hai ragione. Scusami, Vinci, purtroppo ora devo lasciarti. Ma tu Vinci, non perderti il tuo film d'esordio, sarà emozionante vederti sullo schermo, sono sicuro che sarà un film meraviglioso, a presto allora, e poi che vuol dire, aspetta sempre a braccia aperte Vinci.
Non penso di andare a vedere il film, già l'ho visto, perché ho recitato. Perciò cerco di uscire da qui. Devo prendere per uscire. So che devo prendere la lama. È tipo una specie di nave. Sto Pokéball. Prendiamo di qua. Per uscire. Eccoci di qua di nuovo a Zondopoli. Noi continuiamo comunque questa nostra parte e vediamo dove dobbiamo andare. Qua c'è centro poco, noi scendiamo. Ecco qua, il nostro rivale è Roxy. E Velia, ovvero Roxy. Io ho sbagliato. Lei, questa parola è strana, nella lingua giapponese si chiama Roxy ed io ero abituato a chiamarla con quel nome. Questo se avete notato dei cambiamenti. Solo del libro. Dite di volerli salvare, ma siete banali ladri di Pokémon. Non pensate di passarla liscia. Ci mancava solo questa, prima il Lillipop ci hanno inseguito dalla fattoria. E ora diamo ciò se ci sbarrano la strada. Pazienza, ci rifaremo rubando il loro Pokémon. Fatevi sotto, più belli. Avviene quindi uno scontro contro i seguaci del Team Plasma. Sì. Non è detto. Ora batteremo con il nostro Oshabot questo seguace Plasma. Un Pokémon sarà molto facile, Patrat Devot. Ci siamo, ho sbagliato, dovevo mettere questo l'acqua, ho messo col chilano, niente. 157 punti esperienza, battiamo il seguace Plasma, 105 160 dollari. Incredibile, dai, bamboci che ci prendono alla sprovvista, ci rifugiamo. Accidenti, sono sfuggiti, dividiamo, ci cerca sul percorso 20. Se avessi perso, avrei preso i miei amati Pokémon. Avrebbero preso i miei amati Pokémon, grazie. Tieni questo. Qui ci ottiene MN01 che contiene taglio. Ci servirà. Ora catturo magari un Patrat o qualche altro Pokémon e glielo faccio imparare, perché il Devot non ho bisogno, perché la mossa taglio ci potrà tornare utile. E non voglio farlo imparare a Devot. Imparerà molto presto mossa migliore. Ecco, vediamo che poi non ci appare dinanzi. Non, no, non so se potrà imparare Bidobo taglio. Penso che lui lo imparerà, ma non mi far vedere la cattura, ci vediamo dopo. Ragazzi, alla fine ho preso un Patrat che mi è bucato così perché quello l'ho ucciso, quel Pokémon, con un pistolacqua, perciò ho catturato questo Patrat. Ora siamo a quota 2 Pokémon. Ora farò imparare a Patrat le main taglio. Imparare a Patrat. Sì. Facciamo.
Dimenticare, fulmine sguardo. Aspetta, penna, non ci devo. Uno, due, tre, da, potrebbe, non so, forse in battaglia. Perfetto. Possiamo proseguire. Andando verso il cantiere. Continuiamo. Prendendo da qua. E cado sempre, non lo sopporto. Scusatemi un attimo. Perfetto, prima, finalmente sono salito. Non so da dove devo prendere, ragazzi. Quindi, qua, come avete visto, già abbiamo bello strato. Questo uomo ci regalerà spaccaroccia. Penso. Volevo fare un lavoro per poi regalarmi e metti spaccaroccia, ma non ho abbastanza tempo per questi giochetti. Quindi, andiamo di nuovo dal percorso 20, che si trova qui. Benissimo. Questi che non l'avevamo battuti prima, li battiamo ora. Abbiamo avuto la meglio con queste due gemelline. Abbiamo vinto 144 dollari e possiamo andare avanti. Una Pokéball, tram super corte. Un Pokémon selvatico. Scambiamo il pericolo. Abbiamo fatto tutto. Prima dove dobbiamo prendere. Ecco qua, il rivale, come non notare, aiutami a cercare sul percorso 20. È un ordine. In partita. No, non ci dicono niente di importante. Vabbè, questa parte non è stata una delle migliori, ma nemmeno una delle peggiori. Quindi vi do l'appuntamento alla prossima parte della guida di Pokémon Nero 2. E che dire? Alla prossima. Perché chi è tutto?